È un gigione quello, eh? Ci sono anche lì. Avete fatto la colazione oggi? Eh? Allora voglio una cosa più carica. Buongiorno a tutti! Ah, buongiorno Fantari! Ah, ecco! Allora, io mi chiamo Berni Campos, vengo da Brasile, Minas Gerais, però sono cresciuto a Rio de Janeiro e poi sono venuto a Roma, che mi ha adottato. Prima di qualsiasi cosa vorrei ringraziare, veramente vorrei un applauso caloroso al nostro presidente. E alla nostra presidente, anche a tutta questa organizzazione, ok? Perché senza di voi niente di questo poteva essere, come posso dire? Ma guardate bene, allora, questo qua sono le cose riciclate. A chi piace la birra? Conosco questo, no? Questa è di birra, ok? E questa sapete che cos'è, no? E da qua siamo riusciti a fare una piccola ritmica, non solo brasiliana, ma africana, possiamo fare quello che vogliamo. E da questo, anche in Brasile, questo progetto è un progetto che ce l'ho già da Brasile, io sono riuscito a salvare più di 30 ragazzi giovani che stavano dentro della criminalità organizzata. Oggi sono cresciuti, sono papà,
no? Sono delle persone che per la società prima non erano nessuno, sai? E oggi hanno cominciato a studiare, hanno cominciato a vedere, come posso dire, la luce dove era tutto buio. E loro hanno alcanzato, hanno visto la luce. E vorrei anche ringraziare la preside di questo, di questa scuola, ok? Armando Armandi, perché ha creduto a me, il mio progetto, ok? Il mio grande, per favore, in piedi, per favore, per favore. Lui per me, senza di lui. Senza di lui, senza di lui, sapete che è lui, no? Non ha bisogno di presentazione. E vorrei che voi, prima o poi, date un po' di più di forza, perché questi lavori qua sono lavori che pochi vogliono fare, riciclaggio e quello, quello là, e la musica salva, salva tanta gente. Salve a tanta gente, credete in questo lavoro minimo, questi sono lavori umili, però sono lavori fatti con il cuore, veramente di cuore. Vorrei ringraziare anche il nostro professor Maximiliano, che sta qui. Come sta? Eccolo là, eccolo là. Ok, bene, bene, bene. E adesso facciamo un altro pezzo e salutiamo a tutti. E grazie, grazie per questa opportunità di stare in questo palco qua. Come posso dire? È un palco, qua stiamo sull'apoteosi, no? E quindi preghiamo per la pace, perché ora siamo qua, in questo momento, tutti quanti con la giacca, gravate, no? Rolex, tutto, però lì dietro ci sono tanti che non hanno manco un chicco di fagioli, no? Per mangiare con questa guerra, basta di fame, siamo tutti uguali. Grazie mille, quindi. Yeah.
fare un applauso al mio fratello in mano. Un applauso, no, un applauso veramente infinito, infinito. Sì, ecco, no, un secondo solo, devo dire il maestro Bette Campos, beh, no, un secondo solo, Berg appunto è una forza della natura, come avete potuto vedere, prima di dargli la chiusura, infatti ha anticipato quello che poi volevamo dire anche noi, ma ripetita agli Ubalt, che volevamo proprio appunto poi ringraziare la preside che chiameremo sul palco, perché il governatore giustamente darà i giusti riconoscimenti, il professore e Giovan Battista Mollicone, che è stato un po' l'ispiratore, l'ideatore di questa storia. Quando ci siamo sentiti per telefono, che io ho chiesto a Giovan Battista, ma dimmi un po' di che si tratta, ha detto guarda, senti Berg e capisci tutto da sola, è una forza della natura, fa tutto lui, e quindi abbiamo visto veramente, grazie che ha riempito il palco, la sala, un momento veramente di grande emozione, e ora poi chiameremo le persone, però un applauso, pezzo finale e al nostro governatore pure Maria Carla, è incredibile. Questo è proprio un animale da spettacolo. Grazie maestro. Do leggo l'ultima esecuzione, poi abbiamo terminato. C'è una sola, sì. Allora, dopo ritorno. Dopo torno. No, sto qui. Ciao Dio, no. Troppo forte. Ecco, prego, un bel applauso ai ragazzi e poi voglio...
e poi vorrei appunto che il governatore dà questo riconoscimento al maestro Berg Campos, e poi volevo chiamare appunto sul palco la preside, appunto, che avevo chiamato prima, eccola che infatti si sta avvicinando. Perché anche la preside, che ha accettato veramente con entusiasmo questo progetto, il maestro che l'ha seguito come responsabile del settore musicale e la forza della natura di Berg Campos, quando si incontrano dei buoni maestri sulla propria strada, questi sono i risultati, quindi si diventerà veramente dei buoni uomini di domani. Quindi veramente grazie, e siamo debitori a queste persone veramente. Devo ringraziare il governatore Ciccio Riccio, l'ispettore Bollicone, la dottoressa Lucia Viscio, che oggi non è, che è stata al nostro fianco durante il periodo della pandemia, e allora ci ha sempre affiancato. Avete visto che mattatore, come però i nostri ragazzi hanno saputo sostenere le performance inaspettate del maestro Campos. Guardate bene i nostri studenti, qui in mezzo ci saranno futuri medici, ingegneri, perché il nostro liceo è di Tor Bella Monaca, ma già ha seminato molto nei suoi meno di 40 anni di vita. Abbiamo avuto un ministro, abbiamo ricercatori in tutti i laboratori del mondo, ingegneri della Ferrari, sono partiti da questo liceo. Il miglior liceo linguistico di Roma è il nostro. Grazie. Edoardo Amaro. Grazie al professore, come professor Tanna, e tutte le opportunità che sappiamo noi dare ai nostri ragazzi la possibilità di esprimere al meglio i propri talenti. Grazie a Rotary, perché ci ha sostenuto anche in questa esperienza. Grazie. Questo mi resta difficile di dirlo. Questo per lei, invece. Questo invece è per il professore. È un pensiero, è una piccola opera che non so se abbiamo anche in sala, tra l'altro dopo di lei ci sarà la presentazione dello scultore Alessandro Romano, quindi un maestro in un'altra arte, l'arte della scultura, e è creata apposta per noi, per Rotary, per quest'anno. È un medaglione in cui è rappresentato un angelo e rappresenta Kairos, che simboleggia il tempo e l'opportunità che non dobbiamo perdere nel fare il bene nel mondo. Questo è per me. Devono contenere. Ma,